Attendiamo che sia tutto pronto. Ok. Penultima puntata, purtroppo, di October SNES. Il format, l'unico format che funde l'Oktoberfest con lo SNES. E oggi andiamo a vedere uno dei miei giochi preferiti, non dello SNES, sia dello SNES che in assoluto, perché è veramente figo e hanno fatto anche una versione reloaded per PS4. Adesso io lo avvio, voi avete già visto il titolo dall'emulatore, vado full screen e lascio parlare il gioco, che non ha intro in teoria. Della Natsume, abbiamo visto un sacco di roba della Natsume se vi ricordate. Attivo la chat un attimino e vi dico delle cose. Praticamente, io so a memoria questo gioco, l'ho finito sia qui sulla Switch che è tra i giochi disponibili. Si può anche giocare in due, chiaramente. VUS, sai che non mi ricordo come funziona. Va bene. Vediamo le option, tutto regolare. Allora, questo Legit, non mi ricordo se lo sono riuscito a finire. Per noi ci avvaleremo come al solito dei quick save. Vabbè, su console, su PS4 la versione reloaded l'ho fatta. Su quello per Switch ci sono, oltre che i quick save, anche il rewind. Quindi sicuramente sì. Lasciamo normal perché non vorrei che mi saltasse qualche livello particolare. Ho scoperto che c'è una trama in verità di questo gioco. Andiamo a fare Game Start, One Player. Abbiamo due personaggi, no? Ve li leggo veloci. Intanto vado su Annie e poi vedi, puoi cambiare il colore. Praticamente è ambientato nel selvaggio West, genere steampunk. Secondo me non è steampunk, vabbè, poi vedremo. Ci sono dei robottoni, quindi Far West con robot, fighissimi, sprite bellissimi, già li vediamo. La famiglia di Annie, quella che selezioniamo noi, è stata rapita da una banda di malviventi guidati da un boss chiamato Kid, che ha lo riferimento a Billy the Kid. Vabbè, ma questo si sapeva. La ragazza chiede un aiuto a un abile cacciatore di taglie, conosciuto come Clint, eccolo. Un riferimento a Clint Eastwood, ovviamente. E i due si mettono alla ricerca della tana di Kid attraverso mega luoghi. Insomma, alla fine non ci interessa. Se i personaggi scelgono lo stesso giocatore, lo stesso personaggio, questi saranno indicati come fratelli o sorelle. Figo, non so perché utilità, però ci siamo. Detto questo, che c'è da dire? Della Natsume, siamo nel 90, in Giappone nel 94, in America nel 95 è uscito, e in Europa da noi è uscito tramite la Titus, casa francese, che ha fatto dei giochi un po' discutibili. Vi consiglio poi un episodio da vedere su Titus, non mio. E se no, della Natsume, bellissimo, soundtrack eccezionale, vedo delle soundtrack che vi segnalo, a parte questa della selezione di schermata, ma quella del primo livello, Carson City, spettacolare. Eccola, no, 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 no. Ah no, quella era dopo, giusto. Praticamente è uno shooting gallery, sarà difficilissimo spiegare perché comunque non è facilissimo, ecco, non è facilissimo da giocare. È uno dei miei preferiti, veramente mi piace troppo. Mamma mia, già stavo perdendo. Non solo dello SNES, ma anche in generale, perché mi piace sia la soundtrack che i personaggi. E lascio ascoltare un po' la soundtrack. Qua abbiamo un gimmick molto particolare. La versione PS4 è spettacolare, anche Switch, vabbè, io ce l'ho su PS4 o Xbox, la versione Reloaded, perché non è un remake HD. Praticamente tutti gli sprite sono aumentati, non so come spiegare, tipo tutti gli effetti. È sempre fatto con una grafica che potrebbe forse ancora girare su SNES, credo, no, forse no. Però siamo un 2D eccezionale. Dicevo, un gimmick particolare che noi possiamo assorbire i proiettili degli avversari. Adesso io, perché ok, questo è il trucchetto per non farmi colpire da questo mini boss. Facciamo un quick save. In verità c'avevo 1000 salvataggi, ma per voi vi sostituisco, tanto sto gioco lo so a memoria veramente. Qua c'era un bonus. Mi piace veramente tanto. La versione Reloaded è anche si può giocare fino a in 4 con due personaggi inventati modernamente, diciamo.
Questo è il lanciagranate, sta forte. Esatto, noi possiamo già vedere dove ci andranno a colpire, non tutti i colpi, chiaramente, e possiamo assorbirli. In verità quello non mi avrebbe colpito perché solo dove parte, dove arriva il pallino. Madonna, c'è tante robe da dire, frenetico. Spero che voi sentiate bene la canzone, la soundtrack. Poi sì, possiamo prendere la dinamite che io ho preso, la posso rilanciare, per dire. Faccio quick save-ino col boss. Che non bisogna farlo sparare, altrimenti potrebbe essere letale. Perfetto. E adesso canzone, musica del boss stupenda. Poi sto sprite è bellissimo. Poi nella versione reloaded è anche più gigante. Vabbè che fa solo 3 attacchi. Fa il bombardamento triplo, machine gun doppio, e poi nella versione reload fa anche come si chiama, lancia anche una macchina. Sì, tanto non ci arriva, quindi non ho ancora detto il gimmick del gioco. Noi possiamo assorbire dei proiettili, mamma mia. E caricare quella barra verde che vedete sopra quei pallini viola. Ok, perfetto. Abbiamo fatto prima il primo livello, no death. Ho scoperto un trick. Adesso intanto che appoggio il pad e bevo un sorso. Tra l'altro il punteggio è molto importante per prendere le vite. Vado sulla chat un attimo. Esatto, vedi, adesso Annie c'ha la gonna corta, perché in teoria se fai no death la prima parte, cioè se fai il primo livello così senza morire, nella selezione dei prossimi livelli c'ha la gonna corta. Non so, un easter egg un po' così. Va bene, adesso i prossimi livelli li possiamo scegliere. Sono 6 livelli, quello iniziale, 4 che possiamo fare nell'ordine che preferiamo, con diversi punteggi. Noi partiamo dal Desolation Canyon e poi il finale. Madonna, è troppo bello sto gioco. Allora, salviamo. Sì, anche questa bellissima di soundtrack. Comunque devo stare un po' concentrato perché non è easy. Vedi, l'ho assorbito. Perché ci sono queste stazioni che ci paralizzano. Tra l'altro una meccanica che possiamo fare anche noi, perché se noi premiamo, esatto, più volte anziché tenere premuto il tasto dello sparo. Infatti non ho spiegato i comandi che possiamo fare. Possiamo saltare, però se io, vedi, posso fare questa capriola, se mentre sparo, no, niente, mi hanno preso. Sprecare una vita per questi. Oh, mamma mia. Ok, ho preso lo shotgun, così posso assorbire più. Arriva il boss, mamma mia. No, ma perché? Come ha fatto a colpire? Lui fa solo questo oppure
Va bene, abbiamo sprecate tutte di vite, adesso speriamo di fare bene. Salviamo qui. Poi converrebbe fare il quick save se effettivamente. Poi è vero che si danneggia tutto, tipo la roccia dietro se gli spari. Questi sono i classici mortaretti del primo boss. No, questo è un gioco che. Infatti avevo un po' paura a portarlo perché tocca stare veramente concentrati. Questo è il mitra. Cioè. Però cosa succede? Dicevo, se assorbiamo i proiettili e riempiamo la barra verde, praticamente ci appare un Vulcan che veramente sei invincibile, distruggi, sciogli anche i boss praticamente. Importantissimo prendere questi punteggi per le vite extra. Adesso c'è il boss che è un drone. No, è vero, lui mi paralizza, però gli altri sparano, però se noi stiamo qui. No, mamma mia. Dovremmo essere quasi a posto. Madonna, che nervoso, però qua dovrei essere abbastanza invulnerabile. Dai, via, via, via. Torniamo qua che sennò. Via, mamma mia. Via, 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 via. Vabbè, abbiamo farmato un botto di punti, però. L'abbiamo fatta. Meroga aver perso due vite così. Adesso c'è il boss che salviamo. Questo sulla versione Reloaded è spettacolare. Cioè, nel senso, anche lo scenario è tutto diverso. C'è un è dall'altra parte di un ponte. Questo è abbastanza easy. Fa il fuoco. Però non si sa mai se è alto. Questa volta è alto. Ok. O alto o basso. Questa volta è basso. Sì. Mamma mia. E fa questi classici mortaretti. Uno, due, tre, quattro. No, come mi ha colpito? No, vabbè, era peggio carico, eh. C'ho il salvataggio qui al boss, però. Uno, due, tre, qua, fa quattro mortaretti. Ah no, cinque, sei, a volte. Ah, più mortaretti fa. Ok, vita extra e boss battuto, perfetto. Poi se non sbaglio, gli sprite dei personaggi sono rimasti quasi inalterati se non per alcune animazioni nella versione nuova. Però ogni tanto giocare la versione, diciamo, vanilla Megasa, perché la versione SNES in 4 terzi, perché dopo la versione nuova è in 16 noni, tutta quella faccenda. Oh. Quelli rossi sono dei stronzetti. Quindi qua è l'unico gioco che io veramente, siccome appunto non hai crediti illimitati, cioè in verità si fare i punti, prendere ste sacche di denaro è veramente utile. Io poi ci ho giocato con l'arcade stick quando l'ho provato, è molto più comodo che giocarci con il pad dello SNES.
Magari riusciamo a simulare un'altra vita extra. No. Però ci siamo avvicinati molto. Ok, risalviamo. Quale facciamo? Dai, ammunition depot. Ecco, questo è un po' bifido, eh. Però ho ancora tutte le smart bomb. Ecco. No, mamma mia. Mamma mia. Io vorrei lanciare una dinamite di nostri amici. Oh, mi dà il grenade. Salvataggino, perché adesso c'è il solito boss qui. Esatto, che dipende che mosse. Oh, la bomba utilissima. Finché fa questo. Questi bisogna sconfiggerli corpo a corpo. Oh, altra vita extra, vedi. Comunque è giocabile, è fattibilissimo anche giocarlo legit. Comunque se tu perdi in un livello, ricominci da questo, cioè dalla selezione del livello, senza, vedi qua si può spaccare tutto. Oh, devo stare attento. E questi danno il danaro. Aspetta, fammi sconfiggere lui col coltello. Sono bifidini, devo stare. Ah. Ah, mi hanno dato la bomba extra, ma ce l'avevo già al massimo. La prima volta che vado in overdose di smart bomb, che ancora non l'abbiamo usata. Ma adesso, guarda, la useremo, perché questo è antipatico, veramente. Ah, va là. Questo subito, bam, 1000 punti. No, non ho visto la bomba. Va bene, dai. Perché quando dice lookout, però non sempre. Guarda, adesso c'è un boss. C'è lui. Più il drone dovrebbe arrivare. Forse devo... Sai che ti dico che io faccio così? Che una smart bomb la uso. Ah beh, perfetto. Così almeno abbiamo uno slot libero. Adesso boss. Ok. Oh, questo è un po' antipatico, però... Allora, com'è che era? Vabbè che basta saltare, ok. Basta scansarsi in verità, perché tanto... Però assorbirli un po' di colpi fa comodo, magari riusciamo a fare la final. Dai, non... No, questo lo riavvio perché mi sta troppo antipatico. E guarda quanto, riempie lo schermo. Granate, perfetto. Dai, via, via.
Ma dai, caspita, mi ha paralizzato per quella roba lì. Posso distruggere queste, no? No, non l'ho visto proprio, va bene. E dopo succede così, adesso faccio vedere com'è il game over e ti fa ricominciare dall'inizio del livello con il countdown, ma noi ripartiamo da qui. Uno è preciso. Oh, quasi caricato la barra. Eccola. Non mi ricordo se sei invincibile, però per sicurezza non rischiamo, perché ho. Beh, vedi, devastato. Cioè, poi sei anche invincibile se non sbaglio. Si crea questo Vulcan che fa, è lo sparo più forte del gioco. Ok, un'altra vita, perfetto. Quindi sono rimaste le gold mine, che adesso faremo. Il terreno è devastante. Si chiama Armored Train, vero? Sì. Perfetto. Questo è figo. Beh, tutti belli i livelli. Invece nella versione Reload ci sono anche due livelli in più che possono apparire random ai livelli difficoltà normale hard. Quali puoi colpire? Quindi sono 4, sono 6 livelli più 2 segreti, credo. Vabbè. Io prendo la dinamite perché adesso arriva questa per distruggere questa nave. Vabbè, si spara ai lati. Vedi, io lancio le dinamite che mi forniscono i nemici. Mamma mia. Infatti sfrutto poco io il lazzo che è utilissimo, questo che paralizza. E lo usiamo su di lui. Vabbè, io qua c'ho il trucchetto che sto qui. Che se, solo se fa guai. Ecco, o se usa o il braccio verso di me. O fa questo attacco, devo saltare. Ma in verità neanche. Pare che non ci arrivi. Questo sì. Questo no. Eh no, non ci arriva. Questo sì. Ormai questo qui è easy proprio. È masterato questo boss. C'è la lanciagranate, roga parecchio. Due vite, siamo a cavallo. Ok, questo bisogna fare un botto di punti. In sto livello colpendo questi che danno i cristalli. La mitraglietta fortissima. Ah. No, non ho visto l'accoltellatore folle. No, questo qua riavviamo un attimo. Thank you.
Dai, no, mi hanno preso in volo, incredibile. Va bene. Qua, essendo non widescreen, molti nemici potrebbero essere fuori. Non so se è un vantaggio questo. Cioè, nel senso, non mi possono colpire quelli che non vedono. No, è la prima volta che non lo becco. Io mi chiedo se quelli super bravi a questo gioco riescono a fare il vulcano ogni livello praticamente, assorbendo tutti i colpi, perché io ci ho provato, a volte non lo so, non è che non conviene, però boh. Ah, questo è un po' strano sto boss, mi sa che. Ok, c'ha queste due cose che. Ecco appunto, uno. Adesso uno potrebbe sparare velocemente. No, io sai che ti dico, faccio una smart bomb con quello. Esatto, perfetto. Perché va bene così, ci sta. Perché sono bifidi, perché non sempre. Questo è stupendo, il granchio. Perché non sempre facciano quel pattern lì. Allora, il granchio cosa fa? Ci lancia questi, ok. Adesso si protegge perché usa le zampe. Lancia granate che non stanca mai. Mamma mia. Questa me la fa bifida, lo sapevo. Questa me la fa bifida. Ok, addirittura il granchio no death. Incredibile. Beh, questo è figo proprio. Dai, bella sta live. Peccato che oggi non c'è nessuno. Cazzo, uno dei miei giochi. Uno dei miei giochi preferiti in assoluto. Wild Guns, mamma mia. Fortuna che proprio hanno rifatto poi per i due giochi per SNES più belli sulla PS4, sulle nuove generazioni, ovvero Ninja Warrior Again, che sarà l'episodio finale, spoilerone per domani, e questo. Perché sono i più belli veramente dei giochi che o ci giochi vanilla tramite un emulatore. Però le versioni rivisitate con i mega spritoni, capolavoro, cioè sono dei giochi, sono i miei giochi preferiti. Oh, 4 vite ridendo e scherzando. Che poi ho riavviato solo due volte, quindi come se ce ne avessi due di vite. Vabbè, però meglio così, magari al boss finale servono. Per combattimenti più avanzati. Oh, guarda, è senza gonna proprio perché abbiamo fatto il livello no death, barando chiaramente. Però il primo livello no. Quindi questo trick funziona sempre. È un easter egg che ho scoperto io, non l'ho letto da nessuna parte, ma ci avevo fatto caso quando facevo i quick save. In un quick save ce l'aveva e nell'altro no. Ecco, questo è difficilissimo, questo livello. No, ecco, questo è il pea shooter. Praticamente è l'arma fake. Quindi che a volte si rischia di prendere. Tocca avere 10 occhi per sto gioco. Un po' come il Cuphead, che bisogna avere sempre un occhio più del dovuto.
nudisti. Comunque l'immaginario del western futuristico mi è sempre piaciuto, anche sul video tipo Night of Cydonia dei Muse, oppure su Red Steel 2, oppure non mi ricordo dove altro, Trigun. Un Trigun, madonna, Trigun, di cosa stiamo parlando? Questo è a fasi, quindi io salverò un attimino così. Questo non mi ricordo come spara, ok? No, non ho visto. No, questo è bifido, sto pezzo. Mi devo assolutamente stare. Devo lanciarlo assolutamente al tizio. Ne so tantissimi. Tanto abbiamo fatto un'altra vita. Perché il tizio ci lancia Yula Hop che ci paralizzano e sono veramente fastidiosi se fa là che... Oh, mi è andata grassissimo, ho trovato il lanciagranate. Adesso anche questo pezzo molto difficile. Perché abbiamo la solita mitraglietta del treno più loro che ci lanciano... I soliti lazzi che ci abbiamo anche noi. Che ho lanciato da quello, ma solo su persone umane forse funziona. Perfetto, ci sono rimasti solo loro e il mio lanciagranate. Ok, sono gli sopraffatti. Vabbè, manca un secondo, beh, noi facciamo più punti possibili, perché dopo lo scadere del tempo si passa alla fase dopo. Perfetto, questo è il boss, ma non finale. No, questa combo non mi piace, ok. Dai, veloce. Mamma mia. No, vabbè, dai, lascio che mi so... Se no... No, vabbè, dai, riavvio perché non ci ho capito niente. Ma dai, ho saltato, fischia, però, eh. Quindi... Dai, ma ci sono andato addosso però. Per smanettà veloce, perché non ho capito qual è il metodo più rapido, sinceramente. Chissà se lì si possono assorbire quelli lì. Vabbè, tre vite a voi, abbondante, siamo al boss. Che però è... Non è così bello, cioè insomma un tizio così. Vedi, lì lo dovresti... Dai, ho saltato, l'ho visto, vabbè, dai. Lì quando scende giù, in verità... Ha un po' di colpi, gliel'ho assorbiti, però non faccio in tempo, dannazione. Ma dai, no... Ho saltato, cavolo, non l'avevo visto, ma non mi rendo conto. Vedi, assorbiti, solo che uno c'ha paura. Sì, quando tu fai quell'animazione lì sei invincibile. Qua mi ricordo che potevo menargli.
Ma dai, caspiterina. Ma dai, troppo veloce sti colpi, perché o mi sposto. No, vedi, non ce la faccio. Adesso ho approfittato che ero invulnerabile. No, vabbè. È un po' uno stronzo. Guarda che esiste il doppio salto. Ah. Rosse strunz. Che casino. Ma dai, in volo, incredibile. No, lo riavvio. Questo non posso perderci troppe vite, perché poi ci abbiamo la location finale. Dai, no, al volo così. Dimmi che vieni qui, bravo stronzo. No, l'ho visto ma all'ultimo, dannazione. Dimmi che vieni qui, bravo. Perfetto. Esplode nello sfondo e vai. E c'è rimasto solo l'ultimo livello, eh. Vita extra. Non so se c'è l'ultimo eccolo. No, direttamente, niente bonus stage. Sì, infatti li abbiamo già visti tutti. Perfetto. Oh, non ho il pad nelle mani. Allora, questi sappiamo già. Ok. Ok, prima fase easy proprio. Come abbiamo già visto, questa è la stronave di Kid. Adesso entriamo, facciamo quick save. Doppio boss di quelli che non ci stanno proprio simpaticissimi. Esatto, perché
quando fa quella mossa lì, mamma mia, mi dà un fastidio. Io sparo una smart bomb. No, aspetta, questo lo riavvio sto pezzo che è importante. Arrivarci con una certa. Perché, esatto, dopo che si muovono loro sparano. Però non so che tipo di mossa potrebbero fare, perché o fanno il triplo oppure così. Oh no, troppo difficile, aspetta. Allora, infatti io questo ce l'ho. Quando l'ho finito normalmente ci ho messo una marea, cioè l'ultimo livello è tostarello. Esatto, se fa quella mossa lì. Ah, che roba. No, guarda che cecchinata. Porco zius. No, no, non lo accetto, troppe veramente. Quindi loro attaccano dopo che si muovono. No, non ho visto la dinamite, ma dai, era perfetta sta run. Oh, ci abbiamo un millimetro per fare il Vulcan. Eccolo. Però è uno spreco perché. Mal gestito. No, ma ha colpito lui con la cecchinata bifida. Vabbè, due vite. Poi se non sbaglio non c'è, adesso non c'è il quadro finale, ma c'è questo, esatto. Questo è il penultimo quadro. Però almeno con due vite e tre bombe ci dobbiamo arrivare. Qua dovrei riuscire a assorbire, magari, no.
Chi è il bossino di qui? Ah, questo. Non so se riavvia o no. No, volevo provare una cosa, vabbè. Ma lui com'è che spara adesso? Ah, basta sta fermi. Ok, due vite, tre smart bomb, final fight. Questa è bella di musica, mi pare. Ecco, cominciamo su. No, vediamo come va, poi la peggio riavviamo. No, cosa mi ha colpito? Quello lì? No, oppure una smart bomb aggiunta. Oh, dai, sì, fattibilissimo. Cioè, se mi capita di nuovo che droppo la smart bomb. A me c'ho il mitra. Quella è la sua smart bomb, tipo. Va bene, va bene. Ah beh, devastato col colpo di fucile alla Ben Beckman. Un bel punteggione ho fatto, dai, bellissimo, e così sei debole come osi insolente ragazza. C'è lei che vola via da... bellissimo. Begli sprite, belle musiche, bel gameplay, uno shooting gallery, che è il genere questo qua, no? Tipo Nam su Neo Geo, oppure quello che abbiamo visto su Un'estate al mame Alligator Hunt, insomma. Veramente bello, uno dei miei giochi preferiti sia dello SNES che in generale. Come ho già detto all'inizio, anche nella versione Reloaded per PS4 che l'ho spolpato in quarantena mentre ero in party con gli amici. Comunque Billy, no, scusa, Kid l'avevo massacrato. Ci siamo arrivati, vabbè, certo, abbiamo usato un po' di quick save, però comunque con due vite, tre smart bomb. E alla fine è un boss, anche se quello finale va giù anche lui. Ah, e questo era il penultimo episodio di October SNES. Un altro gioco appunto sempre
sviluppato dalla Natsume, anche se il primo capitolo era di Taito, e Ninja Warriors Again, che vedremo domani con l'ultimo episodio di October SNES. Spero di riuscire a farla questa live, perché domani sono un po' impegnato, però prima di partire a Lucca. Natsume è serious fan, ed è vero, e anche di quello hanno fatto una riedizione che si chiama Ninja Warrior Once Again. Le mie classiche iniziali. E Wild Guns Emulation. Chissà cos'era la versione VS, non ci clicco perché dopo per completezza dovrei far vedere. Insomma, non è la cooperativa, perché la cooperativa basta cliccare dall'altra parte. Tolgo lo schermo intero. Aspetta, ma si è visto sì il gioco? Perché un attimino ho visto che era partito. Vabbè, sicuramente sì. E niente, allora ci vediamo con l'ultimo episodio, se va bene, di October SNES. Grazie per chi c'è stato, chi ci sarà o chi c'è, cioè nessuno, e buon alla prossima. Riguardate tutto in differita sul canale omonimo. Buona